Adesso c'è un lancio lungo, Rivi, la conclusione del gol del Padova, il vantaggio di Bianco Scudatti al 13° minuto e 20 secondi con Rivi. C'è stato un bellissimo lancio dal centrocampo, un'azione, una ripartenza veloce, Rivi lasciato colpevolmente libero, partito sul filo del fuorigioco, il guardaline non ha segnato fuori gioco, ottimo l'assist dilungato per Rivi che ha aspettato forse un secondo di troppo prima di calciare, ma è stata una giusta intuizione da parte del numero 9 Bianco Scudato. Alla battuta il capitano del Milan, Paramaniero. Adesso c'è il cross proprio del numero 3, viene agganciato il pallone in aria, Enti prova il diagonale ed è palo del Milan. Prova la conclusione, un tiro basso. La conclusione di Enti da pochissimo, dal limite dell'area piccola, ed è la super parata di Maniero che distinto riesce a deviare il pallone calciato a botte sicura da Enti. Un duello, perde il duello contro il numero 7 del Milan, la palla verso Enti e il diagonale che termina di pochissimo a lato. Endun bende Clavera, il Milan si porta subito sul pareggio. Clamoroso pareggio dopo appena 49 secondi con Enti. Bella l'azione del Milan, Enti lasciato però colpevolmente libero. C'è stata una bella percussione sulla sinistra di Pinato che è andato al cross. Bravo il numero 11 Enti che si era segnalato già nel primo tempo. Però un pallone sulla tre quarti, lo serve a Volta anche, carica il tiro e gol! Voltani incrocia benissimo, il Padova ritrova il vantaggio. 2-1 per il Padova dunque, che ristabilisce le distanze dopo il pareggio di Enti ad inizio ripresa. Quando cade il 13° minuto del secondo tempo il Padova si riporta in vantaggio e naturalmente questo è sicuramente un'ottima iniezione di fiducia per la squadra di Maestroni, che bisogna dire ha azzeccato i cambi, niente da dire. Sembra gli siano già passati, adesso il cross basso ed è il 3-1 del Padova, incredibile! Il Padova si porta sul 3-1, ancora una volta la doppietta personale di Voltan, bravissimo Beghetto, il neo entrato a servirlo con un cross basso, sembrava più destinato a Rivi. È l'occasione per chiudere la partita, Braschi serve Beghetto entra in area, Beghetto il diagonale e il gol di Beghetto, il 4-1, grandissimo contropiede Bianco Scudato, l'incredibile contropiede manovrato alla perfezione, bravissimo Braschi ad andare in avanti a servire Beghetto sulla sinistra, i due nuovi entrati, Beghetto è riuscito a entrare in area con un diagonale potentissimo, ha bucato Narduzzo. Ecco il fischio finale dell'arbitro, esultano i tifosi sugli spalti di Lugano, esultano i biancoscudati in campo. Ripetiamo il risultato finale: Padova batte Milan 4-1.